Buongiorno, ciao a tutti. È una presentazione che è a quattro mani perché ad un certo momento io mi interromperò e verrà Pier Francesco Verù a mostrarvi alcuni e a spiegarvi alcuni filmati angiografici. L'ho chiamato un passo dopo l'altro perché lo capirete nel corso di questo intervento, ma anche per farvi capire come la ricerca non si impatta e non trova difficoltà ad avanzare solo perché le cose magari sono difficili a capire, ma perché molto spesso sono anche difficili da fare. Però un passo dopo l'altro vedrete che siamo andati avanti. Un passo dopo l'altro perché in fondo siamo qui, e abbiamo preso oggi che sono già 8 anni che siamo qui, perché io all'inizio ero un ricercatore che si occupava di cose vascolari, quindi un idraulico così come genere, e mi ero accorto, pensavo, che qualche cosa che avevo visto potesse impattare con l'impianto elettrico. Per lui, dato che Report non era ancora andato in onda, io mi sono rivolto a un neurologo che mi avevano assicurato essere il migliore del campo. E quindi andai da Fabrizio Salvi, gli dissi: senti un po', io ho questa idea qua, dimmi un po' che cosa ne pensi, e poi se ti piace proviamo ad andare avanti insieme. Ed è stato l'inizio di una collaborazione che tuttora va avanti. L'anno scorso ero venuto qui anche per diciamo cercare di confortarvi un po' sul fatto che il primo articolo di Brain Dreams era un articolo dove, diciamo, i dati non erano stati del tutto spacchettati, erano dati che riguardavano tra l'altro solamente la recidivante, la forma recidivante remittente, ma soprattutto era stata ripresa dai media in un modo completamente distruttivo. Quindi l'anno scorso ero venuto a dirvi che stavamo lavorando e oggi invece vedrete che abbiamo fatto un ulteriore passo. L'ipotesi CCSVI nella sclerosi multipla l'anno scorso avevo fatto vedere che non era da rifiutare. Non era da rifiutare per un motivo fondamentale, che è quello che avevamo poi pubblicato sempre l'anno scorso, di cui vi dico adesso in modo da farvi rientrare un pochino nelle cose. Cioè, se da un lato diciamo il trial, anche per il piccolo numero di pazienti che avevamo potuto reclutare, non era stato positivo, dall'altro si vedeva questo, che quando noi eravamo in grado di ridare il flusso con l'intervento di PTA, di angioplastica venosa, vedete, c'è questa colonnina, il 91% delle persone che avevano il flusso non sviluppavano più nuove placche nella risonanza magnetica. Viceversa, nelle persone che non avevano flusso, in circa il 40% dei casi si sviluppavano nuove placche, che è l'andamento normale della malattia, anche quando tu fai i farmaci che vengono utilizzati per cercare di dominarla. Quindi, in pratica, il nostro gruppo di controllo, che era un gruppo di controllo che comunque prendeva i farmaci, aveva un accumulo di placche pari alla norma, mentre il gruppo in cui eravamo stati in grado di dare il flusso, nel 90% dei casi, non aveva nuove placche. Questo faceva intendere che c'era un sottogruppo di persone, di pazienti, che potevano rispondere al trattamento. Però, non appena noi abbiamo detto questo, si sono subito saltati addosso. E la critica cos'è? Ma voi non avete nessuno strumento per poter capire prima chi saranno coloro che avranno il flusso riabilitato e quindi poi potranno avere dei vantaggi dall'intervento. Quindi voi è vero che all'interno, guardando adesso tutti i dati, vedete che quelli con il flusso non fanno le placche, ma è anche vero che non avete nessuno strumento per poterli identificare prima. E quindi di fatto la cosa non si sposta, quantomeno per il riconoscimento della terapia a livello del sistema sanitario nazionale.
Allora, noi siamo partiti da un'ipotesi molto forte che si deve al gruppo di Pierfrancesco Verù, che aveva identificato su un numero altissimo, erano quasi 1.000 pazienti che erano stati da lui trattati, che c'erano delle presentazioni di CCSVI estremamente sfavorevoli, e dopo poi lui ve le mostrerà bene nei filmati, ed altre che erano favorevoli. Quindi i soggetti, le persone che avevano queste presentazioni favorevoli, avevano un'ampia possibilità di avere un flusso ripristinato dall'intervento. Le persone invece che avevano delle fogge della loro CCSVI meno favorevoli avevano queste ridotte possibilità di avere questo trattamento che li potesse aiutare. Allora, che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto ho dovuto chiedere allo steering committee, che è quasi tutto composto da neurologi, diciamo non propriamente di quest'idea, di poter sviluppare questa ipotesi. E mi è stato detto che lo potevamo fare se veniva affiancato un gruppo di lettori centrali delle angiografie di livello internazionale e che non avesse niente a che fare con lo studio Brain Dreams. Per questa ragione abbiamo raccolto tutti i dischetti nelle varie sedi e poi è stato ha lavorato questa squadra completamente in cieco, quindi senza sapere nulla dei risultati dei pazienti. Avevamo come lettori locali la professoressa Giaquinta e il professor Galeotti, che erano quelli che avevano eseguito anche la maggior parte delle procedure, e come lettori centrali il professor Setacci, che è il past president della Società Europea dei Chirurghi Vascolari, e il professor Sclafani, che è professore di radiologia vascolare alla New York State University, che fungevano come lettori centrali. La regola era che loro dovevano classificare tutte queste angiografie di Brave Dreams in due grandi categorie: favorevoli al trattamento con PTA oppure di tipo non favorevole, secondo, diciamo, quello studio che vi ho fatto vedere prima. Per cui la cosa però ha previsto tutta una serie prima di incontri, che erano degli incontri che venivano via Skype, dove venivano mostrate centinaia e centinaia di flebografie non dello studio Brain Dreams, dove in pratica c'era questa discussione finché non si sono trovati degli elementi di giudizio, diciamo un accordo fra i lettori centrali e i lettori periferici. A quel punto si è proceduto tenendo conto che quando il parere dei lettori centrali non coincideva con il parere dei lettori periferici, quel caso veniva scartato. Quindi qua vedete che avevamo 83 flebografie, perché sono state valutate fortunatamente anche quelle secondariamente progressivi, perché avevano firmato per lo studio e non avevano in pratica avuto nessun tipo di attenzione nella prima parte. E le stesse flebografie sono state analizzate dai lettori centrali. Abbiamo avuto 68 letture in accordo, cioè l'82%, 15 casi sono stati esclusi, ma vi devo dire che più che altro sono stati esclusi perché la qualità del filmato che noi abbiamo trovato nel centro non era perfetta da poter permettere il giudizio. E a quel punto abbiamo 38 pazienti che sono stati giudicati con presentazione favorevole e 30 non favorevole. Ma qua voglio già dirvi che, come vedete, la percentuale di favorevoli non è piccola, perché è superiore al 50%. Quindi vuol dire che ci sono, diciamo, in una popolazione circa il 60% delle persone che potrebbero avere delle presentazioni favorevoli e quindi in cui è utile
o potrebbe essere utile utilizzare la tecnica con pallone. Adesso io tutte queste presentazioni ve le farò vedere, ma verranno tutte commentate da Pier Francesco. Così ti conviene fare il pallone. Sì, sì, ti mando avanti io. Intanto buongiorno e grazie Raffi per ogni anno creare questa atmosfera incantevole per queste due montagne con questa gente meravigliosa. Permettetemi solo un paio di minuti di, come dire, di introduzione a questo lavoro di Paolo, di Fabrizio e mio, che vi ricordate negli anni passati io ho iniziato a parlare del perché molti pazienti avevano un iniziale beneficio e poi questo beneficio in alcuni pazienti andava via. Ho iniziato a parlare che l'angioplastica non poteva essere utilizzata in tutti i pazienti, ho iniziato a parlare che c'erano alcune lesioni che oggi non possono essere trattate con l'angioplastica. Questo non vuol dire che la patologia non c'è, questo non vuol dire che il flusso è normale, vuole semplicemente dire che siamo all'inizio di un trattamento e come tutte le tecniche che vengono utilizzate in qualunque ambito vascolare necessitano di anni di sviluppo di dispositivi per ottenere il massimo in ogni patologia che incontriamo. E se vi ricordate vi ho parlato di una tante presentazioni diverse che potevano essere dalla cosiddetta vena piccola che ora vedremo alle compressioni muscolari e alle forme di lesioni, ma questo è semplicemente per dirvi che tutto quello che si è detto, tutto quello che si è fatto è stato un pochino strumentalizzato perché nessuna metodica può essere valutata se non si valuta il risultato di quella metodica. Cioè non possiamo noi valutare un outcome clinico se non siamo sicuri che quella metodica che abbiamo utilizzato ha avuto un risultato. Se noi vogliamo aprire un tubo ma non siamo sicuri che l'abbiamo aperto e poi andiamo giù e diciamo non c'è acqua, questa metodica non serve a niente o non è collegata, è chiaro che stiamo facendo un bias, un errore formale di valutazione importante. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è di collegare il gesto, cioè l'angioplastica, a un risultato. Una volta che eravamo sicuri che questo risultato, cioè il miglioramento del flusso a livello cerebrale, quindi lo scarico venoso, era potenzialmente migliorato, andare a valutare se effettivamente questo miglioramento del flusso corrispondeva a un fatto clinico. E questo è un legame che è sempre stato negato fino ad oggi sia a Paolo che a Fabrizio, perché angioplastica, risultato clinico. Quello che c'era nel mezzo per i neurologi non aveva nessuna importanza, cioè non aveva importanza se quell'angioplastica era stata efficace, non era importanza se il flusso era modificato, angioplastica, risultato clinico. Chiaramente questo oggi in tutti i settori è un problema assolutamente impossibile da, come dire, da condividere, impossibile da accettare, quindi noi abbiamo fatto un passo indietro, siamo ripartiti dal riguardare le nostre migliaia di angiografie e cercare di capire lì dove riuscivamo a essere più efficaci, lì dove non eravamo efficaci e lì dove eravamo moderatamente efficaci e poi raccordare questo miglioramento del flusso con l'outcome clinico. Quindi questo è stato il senso del lavoro di Brave Dreams, questo è stato il senso del lavoro di rivedere questi dati riguardando questi dati, pensando chi ha avuto un miglioramento in seguito all'angioplastica e chi non l'ha avuto. Perché senza questo qualunque discussione, qualunque valutazione è inutile. Ok. Quindi iniziamo con le presentazioni sfavorevoli. Cosa fa l'angioplastica? Cos'è l'angioplastica? L'angioplastica è un cateterino minuscolo che viene introdotto da una, di solito dalla vena femorale, viene introdotto nella vena giugulare all'estremità. Questo catetere ha un palloncino che viene gonfiato in corrispondenza dei restringimenti, poi viene di nuovo richiuso e tirato via. Quindi all'interno non resta niente. Quindi cosa fa l'angioplastica? Dilata. Ma che cosa dilata? In questo caso, per esempio, dove
il condotto, la vena è completamente compressa da un muscolo, c'è cioè da un agente esterno che imprime una forza talmente grande da chiudere la vena. Secondo voi l'angioplastica che cosa può fare? Zero. E questa presentazione è tipica, vedete questo? Avete un punto d'orno? Fai col dito. Non ci arrivo. Prova. Una, no, perché volevo far vedere l'immagine del. Ce l'ha. Sì. Wow. Bastone, fantastico. Hai visto? Grazie, fantastico. No, va bene, no, questo è ancora più chiaro. Allora, questo per dirvi cosa? Vedete qui il nero, questa è la vena giugulare, questo è il mento di un nostro paziente trattato, questa è la clavicola e qui abbiamo il nostro cuoricino. Cosa fa il sangue? Il sangue viene su dal cuore, arriva al cervello, deve venire via dal cervello, perché il cervello è chiuso in una scatola rigida, non può restare dentro, in qualche modo deve venire via. E viene via principalmente a questa grande vena, che è la vena giugulare interna. Vedete qui è nero e qui è bianco. Vedete che è bianco e c'è solo un po' di nero qui. Questa cos'è? Questa è una compressione muscolare, cioè una forza esterna che comprime completamente la vena e impedisce al sangue di venire giù. Quando noi mettiamo un palloncino qua, sì, dilatiamo questa vena, ma questa vena è assolutamente normale, non è un problema legato alla vena, è un problema legato all'esterno. E se lui fa andare avanti il flusso, vedete come il sangue, cioè il contrasto che colora il sangue, resta sempre qui. Quindi queste sono le presentazioni assolutamente più sfavorevoli che noi possiamo incontrare oggi con l'angioplastica. Ma questo vuol dire che non ha il problema? No, questo è il problema, cioè, ed è grossissimo. Se noi qui avessimo uno stent, potremmo avere all'interno della vena una forza che potrebbe controbilanciare la forza esterna e mantenere la perdita. E questo è il 20% dei casi, cioè uno su cinque ha questo problema. Che cosa succede quando abbiamo trattato questi pazienti? Che all'inizio, in seguito all'angioplastica, c'è sempre un aumento del flusso. Ma subito dopo il muscolo si riaccolla alla vena, comprime e i benefici finiscono. L'altra presentazione sfavorevole è quella della ipoplasia. Ipoplasia che vuol dire? Ipoplasia vuol dire una vena congenitamente piccola. Cioè, se voi immaginate la Bologna-Milano, l'autostrada Bologna-Milano, invece di avere tre corsie, ne avete una. Cosa succede? Il caos. E noi con l'angioplastica non possiamo far diventare un'autostrada a una corsia, a tre corsie. Perché quello che noi possiamo fare è aprire una strada, ma non farla più grande. E questo purtroppo è un problema grande. Vediamo se riesce a fare partire l'immagine. Vi ricordate quando era grande quella giugulare di prima? Guardate quanto è questa. Quindi è un decimo, un ventesimo di una vena normale. Chi ha queste vene non è che non ha un problema, ha un problema enorme, ma noi non possiamo trattarla con l'angioplastica, perché quello che possiamo fare è portare questa vena da 2-3 mm a 4, ma dopo 15 giorni ritorna di nuovo a 2, col pericolo che riusciamo a chiuderla completamente se forziamo la mano. E questo è il 6% dei casi. Quindi siamo arrivati già al 30% dei pazienti. Queste sono assolutamente le due condizioni in cui l'angioplastica è assolutamente, diciamo, inefficace e quindi sconsigliata. E noi ormai da molti anni i pazienti che hanno queste presentazioni non vengono più trattati, perché sappiamo che il trattamento è inefficace. Poi un altro aspetto molto importante, abbiamo studiato invece la situazione delle malformazioni valvolari, che anche queste sono delle malformazioni congenite, e abbiamo, vediamo se riesce a, ecco, fermo un attimo, vediamo se riesce, la provi a fermare qui, con queste. Ok, va bene così, Paolo, va bene. Allora, guardate questa vena, questo restringimento, vedete questo imbuto, ecco qui, vedete questo imbuto qui, cos'è secondo voi questo?
è un restringimento della vena? No. Qui la vena è normale, questa è la vena normale, qui la vena è una vena grande, normale, che ha all'interno delle porte, dei lembi, che hanno un decorso come? Longitudinale, cioè lungo il decorso della vena, e che qui praticamente chiudono quasi completamente la vena, cioè sono delle porte rigide orientate in direzione del flusso che arrivano in una sorta di imbuto qui, riducendo il lume del più del 90%. Cosa succede quando noi mettiamo, posizioniamo un pallone qui e proviamo a forzare queste porte? Che questi lembi vanno a parete, si adagiano qui, appena noi togliamo il pallone cosa fanno? Ritornano indietro. E quindi anche se noi abbiamo un miglioramento parziale, immediato, a distanza di pochi giorni o di mesi, noi se facciamo un esame ecocolor Doppler troviamo lo stesso quadro clinico ecografico del prima dell'intervento. Questo chiaramente quando queste angioplastiche sono state fatte in mani sicure, quando invece non sono state fatte in mani sicure si è provato a forzare, non capendo la natura di queste lesioni, a forzare un po' la mano e purtroppo si è portata alla lesione della parete venosa e quindi poi invece poi la trombosi, tutte quelle cose che voi conoscete, perché in realtà l'angioplastica non è rivolta alla parete della vena, l'angioplastica è rivolta alla malformazione vascolare, non facciamo altro che fare una valvuloplastica, cioè cercare di allargare queste porte che non funzionano. E siamo arrivati al 9%, quindi siamo quasi al 40% dei pazienti che se fanno un trattamento con angioplastica non hanno nessun beneficio, ma non è che hanno una ristenosi, non è che è un trattamento inefficace all'inizio, cioè è un trattamento che non subisce alcuna modificazione sin dall'inizio. Non so se riesco a focalizzare questa cosa. Bene, poi invece cos'è? Questa l'avete vista tante volte. Presentazione favorevole, restringimento. Fermo un attimo. Non si riesce a fermarla. Sì, sì, adesso. Quindi sempre la nostra vena giugulare, questa volta alla sinistra, vedete qui dove l'orientamento dei setti è invece ad angolo retto rispetto all'asse longitudinale, vedete? Allora è chiaro che se tu metti un pallone qui, questi lembi li apri, perché questi lembi che sono orientati ad angolo retto non hanno la possibilità di posizionarsi lungo l'asse del vaso, ma vengono aperti e quindi l'angioplastica che tu farai qui determinerà una valvuloplastica efficace con un ripristino totale del flusso. Queste chiaramente sono le condizioni in cui la semplice angioplastica è un trattamento efficace, non c'è bisogno di mettere uno stent qui. Qui basta l'angioplastica per garantire una perdita sia nell'immediato che nel medio termine per il paziente. Ok? E poi ci sono le stenosi. Si vede? Per chi insomma si vede o non si vede bene nel chiaroscuro, che sono quei restringimenti focali della vena, sono dei restringimenti focali della vena dove una semplice angioplastica è sufficiente per ripristinare il flusso. Vabbè, mi pare che non sì, c'è altro. Non abbiamo altro. Ora ti lascio la parola e poi alla fine vorrei fare un piccolo commento. Grazie Pier Francesco. Adesso però c'è il salto nell'iperspazio, cioè riuscire a dimostrare che l'ipotesi che le malformazioni favorevoli possono determinare quindi un blocco della progressione della disseminazione delle placche nel tempo, che era l'outcome che ci eravamo dati, e dovevamo fare in modo che questi casi venissero incrociati con i casi di risonanza magnetica che erano sempre stati visti in doppio cieco e letti in doppio cieco. Per cui
attraverso degli statistici indipendenti i due, diciamo, blocchi di nozioni, presentazioni favorevoli e presentazioni sfavorevoli, sono andate con l'outcome di risonanza magnetica. E questo è il risultato. Qua voi vedete il gruppo PTA in generale, senza ancora aver suddiviso per favorevole e sfavorevole, rispetto all'intervento finto che si chiama in gergo SHAM, è comunque favorevole. Vedete, la PTA ha il 67% delle persone che non sviluppano più lesioni, mentre diciamo che il trattamento SHAM ha solamente il 33%, cioè la metà delle persone che non sviluppa lesioni. Se io vado a vedere il gruppo SHAM, vedete il 48% non ha lesioni e il 52% ha lesioni. Quindi questo è comunque un outcome favorevole, cioè se il primo lavoro fosse stato fatto unendo le popolazioni RR a quelle secondariamente progressive, il trial Brave Dreams avrebbe avuto successo. Adesso andiamo a vedere quelli con presentazione favorevole per la PTA contro quelli sfavorevoli. E qua è una cosa pazzesca. Diciamo, le presentazioni favorevoli che vi ha fatto vedere il professore Verù, praticamente nell'80% dei casi non fanno più placche. Mentre, diciamo, le presentazioni sfavorevoli, sia pure con angioplastica, solo il 43%, quindi anche peggio dell'intervento finto. Quindi operare una persona con presentazione sfavorevole o non operarlo è esattamente la stessa cosa. Ma operare una persona con presentazione favorevole è grandemente vantaggioso. Questa è una pista statistica molto forte. Ecco. Dato che prima abbiamo avuto la fortuna di sentire questi due illuminati riabilitatori che lavorano con Fabrizio, mi piacerebbe tantissimo che le persone che abbiano questo tipo di procedura poi potessero fare la riabilitazione post-operatoria, perché non c'è neanche un intervento, neanche quello ortopedico al ginocchio, il più banale, che dopo non ha la riabilitazione, non si capisce perché un intervento di chirurgia vascolare che ha come scopo quello di migliorare l'abilità di una persona disabile dopo non debba avere la riabilitazione post-operatoria, perché penso che i risultati sarebbero ancora migliori. Adesso andiamo a confrontare la PTA favorevole contro quelli che hanno avuto un intervento finto, e anche qua vedete che abbiamo sempre circa l'80% senza lesione e il 48% di quelli che hanno avuto un intervento finto. Solo il 21% ha avuto delle nuove placche e dall'altra parte il 52%. Quindi vuol dire che almeno il 36% delle persone che hanno una presentazione favorevole sono maggiormente protette se anche ai farmaci viene usata, viene accoppiata e utilizzata e permessa l'angioplastica. E questo è un risultato molto forte ed è veramente la conclusione di una linea di ricerca, perché non c'è il bianco e il nero nella medicina. C'è una cosa che è stata trovata, che noi abbiamo pensato che fosse utile, e il percorso ci dice, ci ha portato alla fine a definire quando è utile. Vi devo anche dire che la ricerca non finirà qua. Non a caso abbiamo guardato come prima cosa proprio la problematica della risonanza magnetica, perché è un outcome indiscutibile. Cioè, quei pazienti non si possono essere far venute le placche o essere non fatte venire. Quindi non c'è niente da dire, questo è verità. Queste persone hanno fatto la loro risonanza magnetica prima della PTA e l'hanno ripetuta a 6 mesi e a 12 mesi. E noi abbiamo guardato tutte le lesioni
che si sono formate in quell'arco di tempo. Quindi la lettura è avvenuta centralmente da persone che non sanno nemmeno chi sono il professor Setacci e il professor Sclafani. Quindi capite, è un risultato scientificamente ineccepibile, indiscutibile, di altissimo livello come qualità del lavoro. Quindi in pratica la PTA funziona in condizioni favorevoli al suo meccanismo di azione, come vi ha ben spiegato il professor Berù. Nella SM la PTA in condizioni favorevoli protegge almeno il 36% di persone in più dallo sviluppo di nuove placche. E visto che una porzione importante di questi malati, sia che fossero nel gruppo PTA, sia che non ci fossero, avevano mantenuto la terapia immunomodulatoria, incluso anche farmaci importanti come il Tisabri, è chiaro che si può affermare che la PTA in questi pazienti è una arma ulteriore, cioè non è un'alternativa, è un qualche cosa che potenzia l'intervento terapeutico. La scienza vince sempre. Un passo dopo l'altro, la ricerca porta a scoprire la verità scientifica. Ora abbiamo una indicazione per una terapia vascolare che in futuro vicino può riguardare, come avete visto, all'incirca il 50% delle persone affette da sclerosi multipla. La ricerca però continua per dare risposte anche alle persone che hanno una presentazione sfavorevole. Cioè non è che noi ci fermiamo, never give up. Permettetemi, come dire, di concludere, insomma non è che Paola abbia bisogno, il professor Zaboni abbia bisogno che io aggiunga qualcosa, però lui è più sulla ricerca, io sono sul lato pratico, da parte dei pazienti, sto in mezzo a voi. Allora, due cose, il fatto di avere una presentazione favorevole, questo non vuol dire che un paziente abbia una presentazione favorevole sia a destra che a sinistra, perché un paziente può avere una presentazione favorevole a destra, è una presentazione sfavorevole a sinistra. Quindi questo è un ulteriore, come dire, fattore limitante, perché anche in Brain Dreams noi abbiamo avuto dei pazienti che avevano una bellissima giugulare destra, per esempio una vena ipoplasica, quindi tu ottieni un buon risultato a destra, non ottieni nessun risultato a sinistra, quindi permane il problema. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che cosa possiamo fare noi per avvalorare la nostra ricerca. Noi dobbiamo, come dire, migliorare ed essere sicuri e cercare di quantificare in che maniera noi riusciamo a migliorare il deflusso venoso. Cioè noi vediamo uno sbarramento, vediamo il flusso che si ferma, poi facciamo un'angioplastia e vediamo che il flusso viene via. Però il poter quantificare realmente questo flusso, in che maniera cambia, questa è una chiave di volta importantissima, perché poi questo cambiamento non basta cambiarlo nell'immediato, questo cambiamento noi lo dobbiamo poter visualizzare a un anno, a 3 anni, 5 anni, e si deve mantenere nel tempo, perché non è che basta aprirla in quel momento per determinare il cambiamento clinico. Quindi due cose importanti: dobbiamo avere dei parametri molto solidi per poter dire che un paziente continua ad avere, siamo riusciti a migliorare il flusso, ma siamo anche riusciti a mantenerli nel tempo, e questo è fondamentale, perché se in una malattia cronica tu non determini un cambiamento del flusso nel tempo, non potrai nel tempo vedere che cosa succede a quel paziente. E poi l'ultima cosa, sapete che noi da tanto tempo vi parliamo di questo progetto comune mio, di Paolo e di Fabrizio, su una risposta a queste forme non favorevoli, ma soprattutto per mantenere nel lungo termine la perdita di questi vasi. Finalmente, dopo tanto tempo, questo benedetto dispositivo che abbiamo messo a punto, abbiamo finito la sottomissione al nostro comitato etico. Cos'è la sottomissione al comitato etico? È l'atto finale prima di poter partire
con l'impianto sull'uomo, quindi se il nostro comitato etico su un progetto vinto dal Ministero per 1 milione di euro, che è chiaramente un valore aggiunto, perché non solo il Ministero, tra virgolette, ha cambiato un po' il suo modo di pensare e dice che oggi è possibile trattare le vene giugulari per avere un outcome clinico, fino ad ora concetto completamente negato, non solo ha approvato il progetto, ma l'ha finanziato per 890 mila euro, una cosa del genere. E questo progetto, abbiamo presentato questo progetto al nostro comitato etico, in un paio di mesi avremo la risposta e quindi da quel momento possiamo partire nell'impianto di questo dispositivo in pazienti per ottenere un outcome clinico. Ci sarà una prima fase che si chiama di sicurezza, 12 pazienti, in cui si vedrà come funziona questo stent, se si rompe, se parte, se vola, se fa altre cose. Questo non succederà perché l'abbiamo già ampiamente sperimentato in ambiente, diciamo, in modello animale, ha avuto delle performance assolutamente eccezionali. E dopodiché invece si passerà al trattamento vero e proprio di pazienti per, in questo caso, abbiamo bisogno di restringere il campo, di focalizzarci su un outcome clinico, cioè un risultato clinico molto specifico. In questo caso è la cefalea, ma nulla esclude che anche altri sintomi possono essere presenti, però per avere quello che vi dicevo prima, una procedura deve essere efficace nella risoluzione di un outcome clinico. Allora, se noi riusciamo a traguardare questo aspetto, chiaramente il dispositivo sarà a disposizione di tutti. Quindi queste sono le linee di ricerca in cui ci stiamo fortemente dedicando, che è quello di, come dire, di validare l'outcome clinico mediante una valutazione del flusso e l'altro di dare un ulteriore sviluppo di dispositivi al fine di migliorare i risultati dell'angioplastica e mantenerli nel tempo. Grazie. La sclerosi multipla è una malattia neurologica, per cui è assolutamente indispensabile che sia gestita dai neurologi. È una malattia molto complessa, avete visto la reabilitazione. C'è un sistema immunitario che frigge, che bisogna combattere, quindi la causa monte può essere secondo me, un'alterazione del flusso che determina poi gli eventi a cascata, però dobbiamo sempre tenere conto che trattare anche gli altri eventi è super importante, perché altrimenti rischiamo di perdere l'orizzonte. Quindi secondo me anche i trattamenti che stiamo facendo e che tutti i miei pazienti non abbiamo mai distolto servono proprio a garantire il massimo del risultato. Mi piace molto anche quello che diceva Paolo, e questo può essere uno strumento in più per combattere la sclerosi multipla. Questo è super importante, io credo molto. Ci sono persone anche qui in sala che hanno fatto la PTA ormai da 12 anni e non hanno avuto più niente. Per cui io sono assolutamente, credo in questo progetto, credo nella ricerca su questo progetto, e credo che chiunque si sia intrufolato facendo trattamenti in privato e cercando di dare delle risposte senza avere la cognizione, senza avere criteri, giusto per far quattrini, sono assolutamente da abolire, evitare. Grazie. Io penso che sia stata una buona giornata, no? Per cui siamo aperti alle domande. Il fatto che il Ministero abbia finanziato questa sperimentazione di Tetaro non è di fatto un riconoscimento della CCSY? Consento. Avere Fabrizio che fa la valletta, insomma, è un privilegio per pochi. No, allora, indirettamente sì, però il progetto è stato un pochino articolato, perché, cioè, la cosa bella di oggi
e che siamo ancora qui, perché quando noi abbiamo passato 2 o 3 anni veramente difficili, prima di tutto la malattia di Fabrizio che ci ha messo tutti in grandissima apprensione, veramente per noi è stato un momento molto difficile da superare, perché Fabrizio è una persona che si è dedicata a voi, che è stato martoriato dai suoi colleghi neurologi e che in più ha avuto una malattia che e ha pagato lui di persona, mentre magari devono essere gli altri a pagare. Quindi per noi è stato un momento molto difficile, proprio nel momento in cui uscivano i risultati di Teledreams, ci avevano messo una pietra tombale di sopra, ma in realtà noi ci eravamo accorti di quello che stavamo facendo, ci eravamo accorti che i risultati non sarebbero stati brillanti, e devo dire che Fabrizio si è ripreso, lo vedete qui sempre, più in splendida forma che mai, Highlander, come dice lui, e poi grazie ai suoi fantastici come dire, fisioterapisti è riuscita a rimettersi in pista, si è preso anche qualche piccola soddisfazione personale, che non è il motivo qui di dirci qual è. Siamo qui, Paolo. Paolo è riuscito a consolidare la sua posizione, il professor Zamboni è riuscito a consolidare la sua posizione accademica diventando professore ordinario, aprendo una scuola di specializzazione a Ferrara, quindi nel momento in cui sembrava che tutto questo fosse finito, che tutto questo fosse ormai relegato al passato, in realtà noi stavamo continuando a lavorare e abbiamo consolidato le nostre posizioni, soprattutto qua il professor Zamboni, Fabrizio è uscito fuori dalla sua malattia e quindi ora siamo all'improvviso, non è che siamo venuti fuori così tanto, perché abbiamo continuato a lavorare. Una cosa che è successa in questi anni è che tutti gli opportunisti ci hanno abbandonato e questo per noi è un grandissimo vantaggio, perché non ci sono più opportunisti davanti a noi, sono rimasti solo le persone che hanno creduto in questo progetto e che quindi potrebbe essere un grandissimo vantaggio. Tornando alla domanda iniziale di Gisella, questo progetto parte 2 anni fa, quando non era possibile dire facciamo uno stenting per curare la CCSVI. Quindi andando ad analizzare quelli che sono i sintomi dei pazienti con sclerosi multipla, ci siamo accorti che, l'ho sempre detto anche da 2 o 3 anni che ve lo dico, che uno dei sintomi quando presente, che risponde meglio, ma che è anche un sintomo chiave nell'ipertensione endocranica, quindi non è ti fa male l'unghia, è un sintomo chiave di ipertensione endocranica, quindi intimamente collegata al fatto che lo scarico venoso è in qualche modo alterato, è la cefalea, okay? Ma che è presente nel circa 40% dei pazienti con sclerosi multipla. Quindi il target è curare la cefalea. Come puoi curare la cefalea? La cefalea, collegata a una stenosi dei semi venosi, cioè delle vene che sono presenti dentro il cervello, è un meccanismo fisiopatologico accettato dai neurologi. Cioè i neurologi, Fabrizio correggimi, accettano che l'ipertensione endocranica è, la cefalea è una manifestazione dell'ipertensione endocranica, può essere collegata a una stenosi delle vene del cervello, e ci sono degli studi recenti che dicono che questo può essere collegato anche alle stenosi delle vene giugulari, quindi di fatto non stiamo dicendo niente di nuovo, di fatto è la CCSVI, ma di fatto noi non lo stiamo dicendo, ok? Però un trattamento delle giugulari non è mai stato approvato, a parte che in Brave Dreams prima di oggi, e Previdims era uno studio particolare fatto proprio per questo. Questo invece è uno studio approvato dal Ministero della Salute con review internazionali e finanziato dal Ministero della Salute, quindi nella nostra, come dire, sensazione che abbia una duplice valenza, tralasciando l'aspetto economico, che senza fondi non si può fare ricerca. La cosa importante è che sia proprio il Ministero che ci dice, perché il Ministero fa questi progetti per creare delle nuove possibilità terapeutiche, non dà fondi, non è che buttano soldi per il piacere di buttarli, perché fondi ce ne sono pochissimi e quei pochi che danno li danno finalizzati a creare delle nuove aree di ricerca e soprattutto che questa ricerca poi determina una nuova possibilità terapeutica. Quindi secondo me, come dicevi tu, è un grandissimo valore aggiunto. Thank you.
titolo di questo tempo giusto. Verticale solidale è la Fenice. Quindi hai ragione, abbiamo lavorato sotto, abbiamo lavorato in silenzio e questa è la Fenice che rinasce dalla cenere. Bene, io grazie Fabrizio, grazie a tutti, finisco. Secondo me queste quattro righe che sono in apertura di questa ultima slide che ha usato il nostro prof sono quelle che riassumono un po' lo spirito, la fatica, l'imprinting che chi è partito con la fondazione insieme alle associazioni. Oggi il bene non è più solo un ente, è un gruppo di enti che ha dentro tantissime anime, che ognuno fa il suo, però la cosa bella è che lo facciamo insieme, ok? Quindi questa assenza che vince sempre, un passo dopo l'altro, la ricerca porta a scoprire la verità, ok? Penso che la verità sia forse l'obiettivo, quello che hanno nel mirino tutti loro nel fare il loro mestiere ogni giorno, e noi siamo qua per sostenerli, per crederci, perché comunque siamo interessati, autointeressati, ma siamo qua per il bene di tutti, ok? Tutti quelli che ci incontrano e che fanno un lavoro su questo tema, ma sono anche in attesa di avere speranze certe, ok? Per quello che è il loro futuro e la loro vita. E vi do una notizia che è recentissima, voi avete visto, questo è un momento cruciale, il momento scientifico della fondazione che facciamo da tanto tempo insieme ai nostri medici e amici, però ecco, è un po' che ogni associazione fa la sua scuola di sclerosi multipla, la scuola di sarcoidosi, la scuola di SLA, cioè momenti in cui si cerca la scuola di miastenia, cioè momenti in cui si danno le ragioni e si fanno in modo che le persone abbiano coscienza rispetto a quello che gli è accaduto e non semplicemente facendo i conti con una sfiga o qualcosa che mi ha colpito e basta, ok? Non sei solo nel tuo problema, anzi cerchiamo anche di accompagnarti e tu e chi ti è vicino nel darti le ragioni e farti capire dove siamo su quel problema. Allora abbiamo creato un po' quella che abbiamo chiamato un po' la scuola del bene, cioè, e abbiamo presentato un bando alla Fondazione di Erogazione che ci ha dato un budget per poter fare le diverse scuole sotto un unico, se vogliamo, titolo, che però non toglie niente, anzi aggiunge. E quindi il prossimo anno, oltre ad avere i nostri amici, possiamo avere altre persone, possiamo pagare altri esperti che possono venire e possono dare un contributo scientifico, di metodo, di esperienza rispetto a tutti i temi e i problemi che affrontiamo. Quindi ecco, avremo altri momenti scientifici in cui vi inviteremo e che sono fondamentali per dialogare con chi studia le cose e le fa, ma anche con chi dall'altra parte attende risposte e ci crede più di chiunque altro. Sì, scusate, qualcuno ha dato anche la performance del convegno, è cresciuta tantissimo, avete dato 20 minuti al relatore, chiarezza assoluta. Ci sono domande? Che dell'ultimo, la Raffi ne ha una, ok, da fare al prof. E poi faccio la valletta. Vai, Fabrizio è multitasking, vai. No, per tornare a quello che ci ha detto professore sulla cefalea, su quello che state per fare, ma cefalea noi ne soffriamo tantissimo, però devi essere diagnosticato proprio, cioè le persone che voi volerete non sono chiaramente malati di sclerosi multipla, hanno proprio solo la cefalea? No, adesso per problema. Allora, noi abbiamo fatto già uno studio con l'angioplastica nei pazienti con sclerosi multipla e cefalea, che ha dato dei risultati sulla cefalea indipendentemente, giustamente Fabrizio diceva, la sclerosi multipla resta una malattia neurologica che deve essere gestita dai neurologi, e in nessun modo questo trattamento deve impattare con quelle che sono le terapie accreditate in quel momento. Poi non spetta a noi giudicare se il paziente fa o non fa una terapia, accetta o non accetta una terapia. In ogni caso il neurologo deve poter gestire, deve poter offrire al paziente, speriamo, dei farmaci importanti per la guarigione completa da questa malattia. Il nostro trattamento è sicuramente un trattamento che noi abbiamo fatto migliaia di angioplastiche, veramente migliaia,
il nostro, come dire, la nostra sensazione è che non sia un trattamento inutile, tutt'altro, perché se noi negli anni, nonostante tutto quello che è stato detto, nonostante tutto quello che è stato fatto, continuiamo ad avere tantissima gente che viene da noi e continuiamo a controllare le persone dopo tanti anni, qualcosa resta sempre dell'angioplastica. Per rispondere alla tua domanda, il target è la cefalea, non ci sono dei criteri di esclusione, cioè non è che il paziente con sclerosi multipla non può partecipare, il paziente con sclerosi multipla potrà partecipare perché non ci sono dei criteri di esclusione, cioè non è che la cefalea è chiaramente quello che noi cercheremo di fare e di avere in questo primo gruppo di persone dei pazienti con una sintomatologia molto chiara, che non sia confondente, cioè se tu metti dentro un paziente che ha cefalea e altre 3.000 cose, è chiaro che alla fine poi il tuo outcome non raggiungi, perché non lo puoi giustificare, perché quel paziente avrà tante altre cose e la sua qualità di vita, la sua performance in termini di miglioramento sarà magari ridotta da altre cose. Quindi se un paziente ha la sclerosi multipla e ha come unico segno la cefalea o come segno prominente la cefalea, potrà senz'altro partecipare, non è che è contro la sclerosi multipla, no, assolutamente no. Però, per dimostrare l'efficacia di un trattamento, non puoi avere un ventaglio, devi andare dritto in una direzione e cercare di dire funziona e sono stato efficace, perché se tu sei efficace dimostri indirettamente che c'era il problema, che il problema era il deflusso venoso, che tu l'hai risolto e si è risolto il problema. Domande? Cioè, sono ammalato di sclerosi multipla, quindi non so se ricordo bene, però mi pare che ci fosse da parte del bene anche una ricerca sulla genetica. Sì. E a che punto siamo da questo punto di vista? Ce ne può parlare? O... Sì, abbiamo adesso una collaborazione con il professor Bernardi di Ferrara, abbiamo già fatto il primo lavoro dove figura la promozione del bene tra i ringraziamenti, e stiamo prospettando altri lavori di ricerca su questo. Una delle cose più interessanti che vorrei fare è studiare il perché nel liquore ci sono queste bande liquoclonali, che fino adesso non sappiamo cosa siano, e queste immunoglobuline contro chi siano indirizzate. Sarebbe interessante anche aumentare la qualità della ricerca e cercare di capire se questo, come nella nostra ipotesi, può essere degli anticorpi che vanno a colpire alcune strutture venose o meno. Adesso non si sa nulla, però questo patto con il professor Bernardi, che è una persona splendida, di intelligenza superiore a ogni limite, sta producendo i primi risultati, e penso che in fondazione poi lo appoggeremo anche per il prossimo futuro. Un grande grazie, perché voi siete il nostro popolo, siete i nostri donatori, siete i nostri amici, e ecco, quindi un grande grazie e ci rivediamo prestissimo, e sicuramente ancora un grazie alla Raffi, perché veramente se lo merita, perché è veramente la persona che si crede più di chiunque altro a questa puntata di Cortina. Quindi ecco, grazie di cuore e buon ritorno a tutti, buona estate e ci vediamo presto. Grazie.